svolgere il sogno. Anche da bambino, quando avevo un giocattolo che mi piaceva, lo distruggevo. Sì, preferivo distruggerlo io, subito. Solo dopo ho capito perché. Non volevo soffrire se mi fosse venuto a mancare. D'altra parte si vive lo stesso. Perché non c'è dubbio che io vivo. Provo emozioni, sentimenti, dolori. Però sono io stesso che li invento. Li invento, li soffro e poi li distruggo. È un'occasione per ricominciare sempre, per difendersi a volte dalla banalità della vita, ma soprattutto dalla brutalità della morte. Ma quante parole si dicono per esprimere un pensiero? Allora non parliamo. Le parole ci sputano in faccia. Sono rumori che offendono, che stridono nelle orecchie. Parole malate, urlate, che allontanano. Comunicazione. Basta, basta, basta! Meglio il silenzio. Muta come un pesce la perfezione. Anche gli angeli, per quanto ne so, non parlano, ma si fanno capire lo stesso. Forse canta. Sollevarsi da terra di un palmo e stare sospesi. Li senti? Li senti gli angeli che cantano? Sì. Lo fanno per confonderci ancora di più. Ancora di più. Cosa è successo? Niente. Molte volte mi capita di osservare. Sì, sono un attento osservatore. Guardo l'umanità dal buco della serratura. Osservo la vita e osservo vivere. Con molto distacco e molta discrezione. Perciò adesso più niente può farmi soffrire. Sono temprato al dolore. E poi quanta poesia c'è nella distruzione. Distruggere e ricominciare. In questo stato doloroso è come rinascere. Tornare a vivere dopo la morte. Questa faccia sembra una faccia normale, come tante altre. Invece no. Questa è una faccia di gomma. Si può allungare, allargare, può piangere, ridere, fare smorfie. Sì. È una faccia di gomma. In passato ho sofferto sul serio. Fin qui tutto normale. Tutti abbiamo sofferto. Credo. Solo che invece è una cosa strana. Io non ricordo il perché. Eppure vorrei tanto ricordare il perché. Ricordare come accantonare, togliersi qualcosa di dosso. Si ricorda e poi si accantona perché in qualche modo siamo soddisfatti, abbiamo un piacere.
ricordiamo e poi accantoniamo. Ma quando non ricordi, passi la vita a tentare di capire perché. Ed è pesante questo fardello, perché passano gli anni e non hai più molto tempo per ricostruire un futuro. Ecco quello che ho addosso, una maledetta fretta. Mi manca la terra sotto i piedi. Sì, perché devo essere pronto e bene. Fare le valigie e andare. Devo portare solo le cose essenziali. Fare un viaggio. Certo, partire con questo tempo, con queste stagioni che cambiano sempre. Esci col vestito leggero e invece fa freddo. Dovrebbero inventare indumenti che cambiano col cambiare della temperatura. Se fa caldo diventano leggeri, se fa freddo si appesantiscono. Idea geniale. Perché le caramelle, che mirabile invenzione, sono buone, vero? Invece odio le punte d'acqua, quella pastiglia fina fina che danno ai malati. Sì, io la odio. Le suore me la facevano ingurgitare per forza. Mangia, piccino, un boccone per San Giuseppe, un boccone per andare in paradiso. E invece di andare in paradiso, dovevo correre in bagno a vomitare. A proposito del paradiso, sono convinto che Adamo deve aver sofferto le pene dell'inferno quando è stato creato. Sono sicuro che Adamo è stato creato per rispetto. Eh sì, perché è stato creato già uomo e perciò non è mai stato bambino. E deve essere molto triste diventare di punto in bianco un uomo. Che stupido Adamo che sei stato. Ci hai creduto pure tu alla storia del paradiso, eh? Bastava allungare una mano. La mano l'hai allungata. Ma hai visto cosa è successo? Castigo. Già, qui si castiga sempre. Hai dovuto lavorare e sudare tutta la vita. Avresti dovuto sapere che nessuno ti regala niente a questo mondo, no? Pazienza. Quanto amo scrivere. Scrivere e ritrovare le parole sulla carta. È una soddisfazione bellissima. Certo, se parlare è difficile, scrivere è impossibile. Dove cominciare e dove finire? Non si sa mai. In realtà non si dovrebbe né incominciare né finire. Le cose non succedono mai con un principio o una fine. Si dilamano in tutti i sensi. E vicino a una cosa ne succede sempre un'altra. Così tu non puoi starle dietro con la scrittura. È strano come gli uomini non abbiano ancora inventato un mezzo per stare dietro alle cose che succedono. Se la parola che arriva prende il volo, la parola successiva non può concatenarsi alla precedente che è volata via. E se la finestra è aperta, vola via anche lei. Più di una volta l'ho vista volteggiare sopra i tetti e le terrazze incatramate e allontanarsi in direzione del mare. Pura coincidenza. Chiudere la finestra non serve che a creare confusione nella tua camera. Non riuscirai mai ad afferrarla. Le parole scritte invece restano lì, sulla carta, inchiodate, senza scampo, per sempre. Alla parola scritta puoi avvicinarti di faccia, di spalle, puoi girarla intorno, catturarla e quindi rinchiuderla nel cassetto, o metterla nel portafoglio, o anche bruciarla. Allora tieni sempre la penna pronta, aspettala con pazienza la parola, e
quando arriva saltale addosso prima che prenda il volo. Ma stai attento, perché le tue parole sono strucciole, viscide come anguille, salterine come cavallette. Sono di un'astuzia diabolica le parole, non cadono in trappola molto facilmente. Io una volta sognavo di notte. Anche mia madre sognava. Quando si alzava dal letto, le facevano male le gambe e le ginocchia per le corse che aveva fatto in sogno. A tavola un giorno raccontava a mio padre le lunghe storie della notte. Lei ricordava sempre tutto. Nei suoi sogni c'era quasi sempre un uomo a cavallo. Un uomo a cavallo che sempre all'ultimo momento la veniva a salvare. Era bello, naturalmente, e coraggioso. Mio padre odiava questo cavaliere, perché sospettava che tra lui e mia madre ci fosse qualcosa. Così mia madre, raccontando i sogni, fu costretta a lasciarlo fuori. E allora le rimanevano le grandi praterie, le piste polverose, il fiume con il suo grande letto sassoso e i banditi che la rincorrevano e la inseguivano. A piedi o a cavallo? Domandava allora mio padre. Mia madre non diceva più nulla del cavaliere bello e coraggioso che la veniva a salvare. E mio padre, che non era uno stupido, metteva giù la forchetta, sbatteva la porta e usciva di casa. Certe notti riesco a guidare i miei sogni. In teoria è semplice. Bisogna avviare i pensieri in un certo modo, prima di mettersi a dormire. Preparare, insomma, il terreno. È da lì che si forma il sogno. Quando il sonno si avvicina, immagino una scena, con i personaggi e tutto. Il protagonista sono sempre io, perché un sogno è difficile da guidare se non stai sulla scena da protagonista. Come a teatro, tutti i personaggi devono essere al loro posto, i rapporti definiti subito. Qualche volta incomincio con una scena che mi interessa, poi lo sviluppo avviene in un'altra direzione. Allora si può tornare indietro e ripetere la scena. Ho scoperto una cosa in questi miei sogni. Quando l'azione prende una piega troppo drammatica, il controllo diventa impossibile. Il sogno se ne va per conto suo e... Cosa è successo? Sembra un Luna Park, piena di luci. I rumori non arrivano da su. È qui che ho imparato a cantare quella sera. È un canto mentale. Non si sente da fuori, ma dal di dentro. È semplice. Il canto mentale è come il pensiero. Se il canto vocale dà delle sensazioni straordinarie, il canto mentale dà soddisfazioni da non credere, semplicemente fantastiche.
certo, dico io. Perché cantare in modo mediocre? Perché zoppicare? Quando posso correre e volare. Non riesco a spiegarmi con le parole, ma col canto mentale ho l'esatta sensazione di volare. Sono sicuro di poter volare. Sì, adesso parto. L'aria è soffice. Navigare come un uccello. Un deltaplano. Leggero. Volo dal muraglione verso i prati. Gli alberi dell'orto botanico. È vero. Posso volare. Che bello. Sfioro le cime dei campanili. I comignoli dei tetti. I pali della luce. Sono felice. L'aria mi entra nei vestiti. Tutto svolazza allegramente. Ecco il fiume. Ecco. Passo sotto i ponti. La gente mi guarda stupita. Tutti corrono per vedermi. Attento! Fine la televisione! Mi tocca a chi muore! Ma perché invece le rondini non muoiono? Forse dovrei posarmi sui fili come le rondini. Ma io non sono una rondine. Sono un deltaplano. Adesso scendo un po'. L'obelisco. È bello. Saluto gli uomini seduti al bar. Anche loro mi salutano. Si vedono luccicare al sole le rotaie dei tram, i vetri delle finestre, l'acqua delle fontane. C'è gente che sale sui tetti, sulle terrazze, per salutarmi. Mi chiamano, mi salutano. Sono come i vestiti. I vestiti si indossano come emozioni. È questo che devo riuscire a comprendere. Ma che dico? Io so pensare. Quando mi sento a disagio, non penso al disagio. Provo disagio. Strano. Si dice qualcosa anche se non la si prova. Ma no, io non capisco niente, non so niente, non penso niente. Non provar niente è non provar niente. Invece provo molte cose. Ma quando ho provato a provarle, il dolore mi ha impedito di raggiungerle. Un dolore fisico. Mi sembra fisico, ma non lo è. È qualcosa che mi fa aspettare per fare in modo che il tempo passi. Anzi, che non passi. Non ci avevo mai pensato. Allora perché ho volato? Certo. Ho preso un po' di quel tempo in quel tempo, un po' di quel tempo in quell'altro tempo. Ma ora sono qui, a prendere tempo, adesso. Ma non sto prendendo tempo, sto vivendo. Vivere è faticoso. E poi viviamo così poco,
se tutto il resto del tempo lo occupiamo a sognare. Semplici. Bisogna imparare ad essere semplici. Semplicità uguale a vuoto. Niente. Zero. Certo, sarò un originale perché ancora non ho cambiato nome alla semplicità. Ma come cambiare nome a qualcosa che non conosco? Ma no, no, l'originalità la conosco. Semplice. D'ora in poi la chiamerò semplicità. Anzi, originale semplicità. Secondo molti dovrei cambiare. No, semplicemente. Gli altri danno la propria indicazione. Subiscono un rifiuto, non sono accettati. Ma che bisogno ho di essere accettato? È questa la mia originale semplicità. Ho bisogno di quiete, silenzio, di sentirmi quello che sono, senza doverlo spiegare. Certo, di questo passo diventerò sempre più originale e sempre meno semplice. Quanta strada ho fatto per giungere fino a qui. Sono dovuto fuggire. Da chi? Da dove? Non lo so. Ma so che adesso sono qui. E mi piace. Mi piace calpestare le foglie bagnate lungo il fiume, cercare il passo che ho calpestato, rincorrerlo e accorgermi di essere fermo a rincorrere i miei passi. Piove nell'acqua del fiume adesso. Le gocce formano sottili e brevi linee quando si spingono nell'acqua. E ti sembra che l'acqua stessa nasca dal fiume e non dal cielo. Noi possiamo fare tutto ciò che vogliamo con la fantasia. Ma bisogna essere semplici, innocenti come fanciulli. Allora si possono toccare le fredde statue di marmo e riscaldarsi. Si può abbracciare un albero e rigenerarsi con la sua stessa linfa. In certi momenti si apre in me come un grande spazio. Per sopraggiungere. In quel momento non ho paura. Ho capito qualcosa di nuovo. Mi sento sereno. Tutto si fa quieto. Non esiste più né passato né futuro, solo un presente interminabile. Essere lì ed ascoltarsi. Questo è il presente. Io e altri sconosciuti ci incontriamo, ci vediamo, scompariamo perché questo possa ricordarsi. L'orario non è altro che la somma degli incontri che gli uomini fanno in un giorno, in una vita. È per questo che vado alla ricerca della disattenzione. E sono sempre in ritardo e in anticipo. Ignoro totalmente. Ho sempre molto da fare, ma non faccio niente. Ciò che conta è la sorpresa, l'impressione, anzi, l'istante che precede l'impressione, l'istante che rivivrò da solo quante volte vorrò. Non voglio essere virtuale. E non lo so.
ma sono in anticipo, anzi puntualissimo per le sorprese. Anch'io so essere puntuale e sono sempre lì, pronto a sfiorare situazioni. Sono puntuale con me stesso, questo mi interessa. E allora resto sveglio la notte per aspettare i rumori che si facciano ascoltare, che mi vengano a trovare. Io sono lì, puntuale, riconosco qualsiasi tipo di rumore. Parlo di rumori, quelli che si possono davvero sentire, non dei rumori di plastica. Quelli arrivano direttamente al cuore, non hanno bisogno di ragione. Soltanto in pochi riusciamo a sentire tutto, a distinguere il linguaggio reale dal linguaggio di plastica. Nell'ora gialla, nell'ora color d'onda, quando le strade e le case diventano color di lana, il mio cuore non domanda più niente, ha ragione, si tiene tutto, ama sentire e basta. Non giocare sul prato, non sporgi il cassettino, non rompere i soldatini, vai a studiare, devi, e diventare grande. Quello che io sono è così. Mi nascondo negli abiti. Mi hanno insegnato fin da bambino a nascondermi negli abiti. E allora indossavo abiti pesanti anche in estate. Avevo scoperto già allora che gli abiti non sono abiti, ma costumi. Sì, costumi. Come quelli che si usano per entrare in scena. Sono un tatuaggio, un blef. Siamo degli illusionisti noi, prestigiatori, mimi, e quanto più siamo bravi, tanto più ci allontaniamo da noi stessi, nascondendoci nell'angolo più recondito del nostro guardaroba. Come la divisa. Una divisa è una divisa, non è un uomo. E io invece guardo divise passare. Camici, toghe, cappelli, toghe. Sfilare davanti a me. Li guardo ma non li vedo se non per quello che sono. Alla rovescia. Passare una vita ad ascoltarsi. Come sono andate le cose? E perché? Sono qui a farmi tutte queste domande. Io non ho mai saputo chi sono con esattezza. Fino a qui non c'è nulla di strano. Forse sono qui a farmi queste domande perché non ho un serio interlocutore. Qualcuno che mi risponda. Una bella voce che sappia tacere al momento giusto, si intende. Odio il silenzio a volte. Quel silenzio che diventa rumore assordante, che mi fa capire che sto parlando da solo, ma odio anche quei silenzi ripieni di parole dette tanto per riempire gli spazi. Succede quando mi sento perso, disperso, disperato. Allora non mi sopporto. Per fortuna una voce mi viene in soccorso e le regalo un racconto. Non mi interessano le storie con inizio e fine. Chi le racconta finisce per convincersi che non poteva essere che splendidamente così. Sono le storie
storie che mi interessano sono quelle di Stardinani, che mi lasciano nel dubbio. Due vecchi percorrono tutti i giorni una salita a cui sembrano dare la cadenza di una recitazione, di un lamento, di una preghiera, immagini della memoria. Storia di due vecchi che a qualcuno potrà sembrare talmente banale da non meritare neppure di essere vista né tantomeno ricordata. Invece questa è la storia di una immagine alla quale io ho conferito il valore di storia. Forse è inventata, rubata, che importa. Due anziani signori salgono o scendono assieme gradini di scale. Quando il mio silenzio si fa troppo assordante, una voce è sufficiente a farmi sognare e mi ritrovo a parlare. Ho bisogno di un interlocutore serio. Allora chiamo una voce. Con il rumore delle parole. Proprio con il rumore delle parole raggiungo il mio caro silenzio eloquente. Ma perché tutte queste domande stasera? Forse perché nessuna voce riesce a riempirti. No, perché stasera mi sento improvvisamente chiamato a riempire altre voci, ad occupare silenzi di altri. In fondo, un corpo riempie sempre uno spazio. Una volta mi sono accorto di essere stato chiamato addirittura a riempire lo spazio di un'altra persona. Il tempo di uno sguardo. Forse non ne sono stato all'altezza. E se non fossi mai all'altezza? Cosa accadde esattamente quel giorno? E in quale momento? E di che colore era il giorno? Se mai si sia trattato di giorno. Cosa accadde esattamente? Per cui da una parte non ricordo cosa e dall'altra mi vedo. Accadde che non seppi mai chi io sia stato. Cadde spesso in opinioni di altri, ma le opinioni degli uomini cambiano. Ben presto non mi sentii compreso, anzi non mi sentivo preso, trattenuto, inchiodato a qualcuno, a qualcosa. Io non ero mai io, ero un altro che non mi piaceva. Ho provato per molto tempo, sempre, ma tutti trovavo fuori che me stesso. Quanto è faticoso adattarsi ogni giorno a un'opinione diversa. Terribile. Camminavo, raccoglievo storie, guardavo alla disattenzione. Facciate di chiese, cieli, albe, tramonti. Terribili. Mi ritrovavo sempre solo. Mi meravigliavo addirittura di sentirmi riconosciuto dagli altri. Come possono riconoscermi se io stesso non mi riconosco? E poi sarò anche più diverso, perché il tempo trasforma gli uomini in maniera tale da dare solo una vaga idea di quello che un corpo è, è stato, potrà essere, sarà. Eppure tutti continuavano a riconoscermi. Solo io non mi riconoscevo. Avevo accompagnato il mio posto di uomo senza esserne ospite riconosciuto. Avevo vissuto senza soffermarmi. Anzi, mi sono troppe volte soffermato
ad ascoltare le opinioni degli altri. Mi sono speso tra le opinioni degli altri. Un giorno mi sono accorto che se mi fossi ammalato avrei potuto darmi una identità del tutto originale e sorprendentemente mia. Segnalare la propria presenza attraverso un male. Io ho questo, io ho quello. Ma cos'hai? Ah no, non posso, sono malato. Una delizia. Essere malato e sentirsi cercato. Bene, 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 benissimo. Voglio fare il malato. Malato sono io. Malato posso essere me stesso. Ah, non sono mai stato così male come quando sono stato bene. Che verità esaltante. È proprio così. Intendo dire da malato che non sto bene. Perché si intende? A rigore di logica, ora che sono malato dovrei stare ottimamente. E invece no. No, non sto affatto bene. E poi quella gente è così inopportuna. Tu devi curarti, tu stai bene, tu sei un malato sano. Fai così, vai lì. È diventato pesante persino ammalarsi. È più faticoso essere sano. È facile, quando si sta bene, dare dei consigli agli ammalati. È per questo che sono guarito. Posso sempre riammalarmi quando lo deciderò. Ma ora cerchiamo di ricostruire perché sono qui. Spesso faccio cose che non condivido. Le faccio tanto per fare, semplicemente per distrarmi. Fare per me vuol dire distrarmi, anzi disfare. E non parlare. Parlare per me vuol dire fare grandi cose. E io non voglio fare grandi cose con gli altri, ma da solo. Un gigante non ha bisogno degli altri. Pensare? Penso da solo. Così nessuno può rubare i miei pensieri. Pensare cosa voglio e chi voglio senza che nessuno lo sappia. Con il pensiero si può uccidere e richiamare. Camminare e stare fermi. Andare impassibili tra la folla. Pensare ovunque e qualunque cosa stia facendo. Il pensiero mi distrae. Ma perché voglio distrarmi? Perché voglio disfare anziché fare? Se è per puro piacere che voglio non avere un corpo, non avere doveri, non sentirmi legato, ma allora perché? Mi piace legare. Legare gli altri a me con i più banali pretesti, con le più fantasiose bugie, con le più sfacciate invenzioni. Gli altri non sono invenzioni, sono veri, hanno un corpo vero, occupano il loro corpo e soprattutto li ritengo più saggi di me. Forse è proprio così, che ciascuno può darmi qualcosa anche senza volerlo. E io, come un'ombra, vivo solo pensando. Ma che c'è? Non ti piacciono questi discorsi? Ma sono solo parole. Semplici, innocenti, banali parole. Non badarci. Le parole riempiono i vuoti. E io oggi sentivo un gran vuoto dentro di me. Allora ho afferrato la luna e l'ho inchiodata lì, sulla carta. L'ho fatta scorrere e ho disegnato un percorso che somiglia a un tracciato di elettrocardiogramma. Voglio capire cosa sta accadendo dentro di me. Che cosa vuoi che accada quando il sole è scialbo? L'aria è il colore di fango e il cielo è un deserto disabitato senza nemmeno una stella. Mi accorgo allora che è giorno. Io amo la notte.
Di solito non amo impegnarmi. Perciò quando mi impegno semplicemente a fingere. Mi chiedo, si può fingere talmente bene da sembrare proprio finto? La vera finzione dovrebbe essere quella che è talmente finta da essere lampante, da non lasciare nessun dubbio, nessuno spiraglio. In questo modo sono io in vantaggio. Sentirmi estraneo qualunque cosa faccia. Perché? Spesso faccio cose che non condivido. Oggi sono malato. Il cielo è terzo, limpido e distinto. L'inverno è alle porte. Davanti alla mia finestra c'è un grande vino che ondeggia, con movimenti dolci. Il vento lo accarezza. Il vino è solitario. Anche io sono solitario. Dipende se voglio continuare ad esserlo. Forse, se ci fosse qui qualcuno che capisse, anziché sentisse. Forse sono solo, perché ho deciso di non sentire più niente con il corpo. La mia malattia è una particolare disposizione dell'anima. Valutare e interagire con gli altri. Ma non sempre gli altri sono lì ad aspettarmi. Anch'io sono un altro. Forse anch'io mi faccio attendere. Ad un certo momento del giorno mi sento come assalito da avvoltoi. Sono i miei bisogni. Semplici. Come quelli di tutti gli altri. Se provo ad esibirmi in pubblico, i miei organi mi informano che quel piede mi fa male. Quel dente trema, il naso perde sangue. E se non fosse così, cosa accadrebbe? Sarei sano! Sano! Chi più di me può sapere se sono sano e malato? Di questi tempi poi rischi sempre di passare per malato. La mia malattia è nella pelle. Tra la mia pelle e gli altri c'è una distanza incredibile, incolmabile. Sono crudele, amaro, insensibile e soprattutto indifferente. Lo faccio per non farmi male. Ho paura, perché ne ho urgente bisogno, un disperato bisogno. Però se qualcuno ci prova, mi insospettisco. Cosa ho io di particolare? Sicuramente dietro c'è qualche trucco. Lo farà sicuramente per ingannarmi. Ma io non ci sto. Non ci sto. Bisognerebbe accostarsi a se stessi con umiltà. Spogliarsi di tutto ciò che abbiamo ritenuto valido fino a quel momento. Ascoltarsi in silenzio. Tutti abbiamo bisogno d'amore. E io più degli altri. Ma ho dovuto capirlo da solo. Non mi è mai bastato quello che ho ricevuto. Invece ho sempre cercato di togliere qualcosa che potevo dare agli altri. Dare, donare, darsi, erano semplici parole per me. Solo ora alcuni ricordi mi vengono in aiuto e come in un sogno capisco che dare, donare, darsi non poter prescindere dal dolore, dalla sofferenza, per me. E solo ora mi accorgo che ho sempre lasciato ad altri questo piacere, donare qualcosa.
qualcuno mi regalò una frase. La lessi soltanto, ma non la feci mia. Adesso mi ha raggiunto e la riscopro. Nessun sapere potrà mai sostituire il più piccolo gesto d'amore. Ma io allora questo non lo sapevo. Il dolore è il dono. Niente di grande viene dato senza dolore. Il dolore è il dono. Dicono che i pellicani, quando non hanno più niente di che sfamare i propri figli, offrono se stessi in pasto. Squarciano con il becco il proprio ventre e offrono le loro viscere ai piccoli. Un giorno mi sono scoperto invecchiare. Era accaduto che non volevo più pensare nel lavorare. Mi ero fermato. Assieme a me anche il tempo si era fermato. Perché si sa, il tempo passa solo se noi lo facciamo passare. Ma se ti metti lì e lo fermi, può anche tornare indietro. E io, così vecchio, che ci faccio qui a fermare il tempo? Per chi? E per che cosa? Cercare nuovi orizzonti sarebbe bello. Pensare si era ridotto ad un semplice rimuginare. Neppure i miei ricordi mi piacevano più. Improvvisamente ero divenuto indifferente, perfino alla mia storia. Quanta strada ho fatto per arrivare fino a qui. Un viaggio terribile. Ma ora lo so, perché so. La mia storia non mi schiaccia più. Il mio corpo non freme più. Ora tutto è quieto dentro di me. Comunque sia andata, doveva essere proprio così. Quello che sono stato solo per essere quello che sento ora. E ora voglio essere esattamente come sono adesso e trovarmi esattamente qui. Rivedo la mia vita, i volti. Ora i miei ricordi mi guardano e sorridono. Sono soltanto i miei custodi. Mi pare. Vieni a trovarci qualche volta. Ci mancherai. Ti ricordi quando ti ricordavi di noi? Quando correvi affannosamente per venirci a prendere uno per uno e portarci con te? E quanto soffrivi quando non volevamo seguirti? Ma ora sono qui e finalmente posso rispondervi serenamente. Non verrò più a disturbarvi. Potrete riposare anche voi. Ora so che le punte d'ago non sono poi così cattive e le caramelle non sempre sono così dolci come credevo. Ora so con certezza che voi non potevate essere che così. Avete svolto il vostro compito con pazienza. Avete aspettato perché sapevate che sarei diventato grande. Ma è così. È così. Un continuo. Voglio qualcosa di nuovo.
di diverso. Non so cosa troverò, ma so che voglio offrirmi. Ho creduto che qualcosa di straordinario avrei trovato. Ma non è stato così. Però ho capito che si può rimanere se stessi anche fingendo. E questo è già straordinario. Ma io allora questo non lo sapevo. Invece io sono sempre io. In tutte le occasioni. È l'occasione l'artificio. Chi meglio di me può affermare questa cosa? Un attore recita la sua parte, ma ciò non esclude che egli abbia una parte riservata solo a se stesso. Ora che mi sento coincidere con quello che sono, posso andare ovunque. Possibile persino ammalarmi e ne ero felice, felice, ma anziché gioire urlavo, gridavo, minacciavo e se negavo era solo per affermare le cose. Il mio corpo si stava appena svegliando dal torpore e lo sentivo con meraviglia. Non era febbre quella, era il calore di un corpo che vive. Ma non so perché vivere. Mi manca il soffio che mi ha sfiorato. Non riesco più a rintracciare le motivazioni che mi hanno spinto a fare qualcosa per te. Io sono morto, Ma non ero morto. Ero vivo. Mai talmente vivo da essere consapevole di poter morire. Perché dentro di me c'era stata qualcosa che viveva nascosto. Improvvisamente mi sentivo chiamato a dover morire. Qualcuno mi toglieva dalla vita. Io non volevo. Volevo vivere. Proprio allora volevo vivere. E di tutte le parole ne pronunciai alcune. Io sarei disonesto se ti parlassi d'amore. Oggi non voglio vederti. Senti! Non mi chiamare più. No, no, va bene. Allora solo amicizia. Senti, dovresti farmi un favore. Non chiamarmi più.
che mi faresti del male. No, no! Non possiamo più sentirci, né vederci. E intanto mi sentivo sgretolare. Pezzi di me cadevano da tutte le parti. Dunque, non sono più in grado di dire o di dare. Servono per vivere. Non ha più niente ora. Lì non c'è più niente. Si è fatto buio. Freddo. Devo dirglielo. Io voglio vivere. Lei morirà. Anzi, a quanto mi ha detto, è già morta. Ma io voglio vivere. Devo dirglielo. Lei capirà. Thank you.